giorno le campane hanno suonato e aspetto un attimino perché vedo che ogni tanto ci mettete giusto un attimo a collegarvi. Io di solito parto a ruota, oggi però è un argomento molto importante, pertanto buongiorno, comunque in ogni caso registrato, buongiorno a tutti. La maggior parte di voi ormai mi conoscono, Karuna è il mio nome, insegnante di yoga e meditazione e coach. Conosco gli oli essenziali doTERRA da 3 anni, li utilizzo da 3 anni con ottimi risultati. Oggi è un argomento delicato, come ho detto, la prevenzione, chiamiamola il supporto in caso di cellule tumorali, ma non solo. Questo argomento è molto sentito, ho notato. Mentre per me parlare di tumori e cure naturali è molto naturale, per molte persone mi sono resa conto non lo è, soprattutto in questi 3 anni con doTERRA. Non subito volevo affrontare questo argomento perché ci sono sempre passata intorno, ci ho girato intorno anche con i vari video e articoli che ho già scritto. La maggior parte della gente nota che quando si parla di tumori è un po' come un incidente, ti capitano così, non sai perché arrivano. Si può voler vedere le cose in questo modo. E allora ho detto, ok, la ricerca, io amo, chi mi segue lo sa, non iniziare subito. Quali oli usare per curare i tumori? Quali oli usare per la prevenzione dei tumori? Va bene, però secondo me la presa di responsabilità è la cosa più importante, cioè capire che la nostra salute non viene dal medico, non viene dagli ospedali, non viene dagli altri, ma viene da noi stessi. E c'è stata, leggerò un po' perché sono delle notizie molto importanti, nel 1931 un premio Nobel, uno scienziato tedesco, Otto Heinrich Warburg, aveva ricevuto il premio Nobel per la scoperta sulla causa primaria del cancro. Uno dice, ok, questo signore ha scoperto che il cancro è un risultato, ovviamente, cose che per lo yoga e la meditazione sono. Per il buddismo, per lo yoga, per altre, ciao Carla, per altre filosofie è normalissimo, ma è il risultato di un potere antifisiologico e di una vita in stile antifisiologico, cioè andare contro noi stessi, andare contro la nostra fisiologia. Perché? Cosa vuol dire avere uno stile antifisiologico? Chi mi conosce lo sa, sono vegana. Da tantissimi anni, per motivi di salute, ho cambiato completamente la mia alimentazione, man mano, non è stata una cosa che è accaduta in un giorno, ma è avvenuta man mano, aumentando piuttosto, adesso lo andremo a vedere, i cibi vivi, proprio perché ho avuto tantissime intolleranze da bambina. La prima volta già a 14 anni mi dissero che avevo tante intolleranze. Ciao Daniela. Allora, cosa possono essere le cose che possono essere antifisiologico? Lo stile di vita, l'alimentazione, il mancato movimento, il fumo, l'alcol. Sono cose che generalmente si sanno, no? Tutti dicono sì, lo so, sì, lo so, però poi sono veramente pochi che lo applicano. Perché questi errati stili di vita cosa fanno? Oppure gli stili di vita naturali, giusti e fisiologici apportano ossigeno. L'ossigeno fa respirare. Fa aprire, aiuta, rivitalizza, è come il respiro nello yoga, pranayama. Infatti io stamattina lo dico già, uno degli oli che presenterò, che amo presentare, è il geranio. E chi mi segue sa che ci tengo sempre molto. Non lo trovavo, ho fatto di tutto per trovarlo, ve lo dico, perché io adoro il geranio, lo adoro. Da solo prendere un'ossigenata di questo tipo, prendervi il vostro tempo. Questo cosa fa? L'ho detto anche nel video di domenica scorsa. Calma la mente, calma i pensieri negativi, apporta ossigeno al nostro organismo, amplifica proprio la respirazione nei nostri polmoni, va a massaggiare tutti gli organi e questo è uno stile di vita fisiologico corretto. Allora, si presuppone che tutti gli atomi nel nostro universo, dico nel nostro perché a quanto pare ce ne sono altri, hanno un certo tipo di frequenza. Questa frequenza si chiama Hertz ed equivale ad un pulso al secondo, un impulso al secondo, per cui si può dire che un orologio ticchetta un secondo, perciò un Hertz.
La malattia si sviluppa. Allora, mentre un corpo sano, in natura, normale, che sta facendo uno stile di vita corretto, va dai 60, è il mio gatto che ogni tanto sentirete correre, dai 62 ai 78 Hz. La malattia si sviluppa quando queste energie, quando questi livelli cadono a 58. Esempio, una tazza di caffè, se siamo a 66 normalmente, scende drasticamente a 58 in appena 3 secondi e ci mette 3 giorni a riprendersi. E qui mi viene in mente anche il tantra, lo yoga tantrico, quando parla degli accoppiamenti, dell'eiaculazione, dove per un uomo ci può essere una settimana energeticamente, disperde talmente tanta energia, scusatemi, non sono contro il sesso, ma giusto per capire, il tantra lo spiega molto bene, ci vuole una settimana per riprendersi quell'energia. Questo è uno stile di vita fisiologico, se sano o meno sano. E la frequenza si abbassa da 65 a 48 addirittura con il fumo passivo. Con il fumo attivo solo di poco di più, 42. Perciò il fumo passivo è importantissimo. Io dico anche l'energia passiva è importantissima. Perciò queste onde possono essere alterate in positivo di almeno il 10 in più fino al 12 e in negativo il 10 in meno. A noi decidere che stile di vita vogliamo vivere. Gli oli essenziali devono essere puri, di grado terapeutico. doTERRA è una di quelle che ce l'ha e lo garantisce perché proprio il CPTG è il marchio di garanzia con la quale doTERRA è nata nel 2008. Vi invito anche ad acquistare il libro del dottor Hill, Frankincense. Infatti parleremo adesso dell'incenso. Lui ha scritto proprio un libro che grazie a Dio io lessi già dall'inizio e mi cambiò veramente la mia opinione verso questi oli. Gli oli essenziali puri e di grado terapeutico vuol dire non basta il biologico. Ho comprato un olio biologico, non deve essere solo biologico, deve essere libero da qualsiasi di quelle XY. Certo, ci può essere il riciclaggio, ci può essere il non testato sugli animali, tutto quello, ma non ci devono essere X e Y, perché vuol dire che in quell'olio c'è qualcos'altro, anche se è biologico, ma vuol dire che è stato immesso qualcosa che non vi dicono, la legge europea lo permette. Allora, quelli di grado terapeutico hanno ovviamente una frequenza più alta, che può variare dai 52, attenzione, ai 580. Il corpo umano in salute, dalla testa ai piedi, di solito ha una vibrazione, abbiamo detto prima, dai 62 ai 78, perciò apportano enorme energia. Vi posterò il video di, non ho fatto in tempo, di Nadir Bhutto, che io ascoltai durante il lockdown, che mi cambiò completamente. Già prima ero assolutamente tranquilla verso qualsiasi tipo di virus, lo capirete anche oggi perché, o se avete seguito altri miei video, lui parla molto chiaro dell'energia delle cellule. Queste sono due cellule, una è il virus e l'altra è la cellula nostra. Non prendete per oro colato quello che dico, guardate il video, lui lo spiega molto bene. La cellula all'interno del nucleo ha un nucleo negativo, fuori ha un'energia positiva. La stessa cosa succede poi con il virus. Quando questa energia positiva all'esterno della nostra cellula funziona bene e integra, perciò sana, l'altra parte sana non viene attirata, che sia il virus o sia qualcos'altro. Quando viene invece toccata, quando dall'altra parte l'energia è più forte, allora viene come magnetizzata attraverso l'energia negativa che c'è all'interno. Il cancro inizia proprio quando il codice del DNA comincia ad essere compromesso. Si altera. Perciò tutte le cellule cancerogene discendono da un'unica cellula madre mutata. Ok? Allora la nostra. Diciamo, il nostro compito è quello di cercare di farle mutare il meno possibile o non farle mutare proprio. Però non tutte le alterazioni del nostro patrimonio genetico producono tumori, ovviamente ci sono tante altre disfunzioni. Per essere quelle tumorali, abbiamo detto, ci deve essere una mancanza proprio della riparazione del DNA. Perciò quello che vogliamo fare è continuamente dare al nostro DNA il suo apporto, quello di cui ha bisogno affinché continui il suo naturale lavoro. Che cosa lo può portare? Allora, cosa lo può alterare? Cibi in scatola portano zero energia, 0 Hz. Il cibo industriale 0 Hz. Vuol dire che stiamo portando non solo niente, ma proprio facciamo scendere la nostra energia. Quali sono, secondo voi, i cibi che invece apportano e aumentano? Man mano aumentano questa energia, l'energia vitale si conosce anche nel Qigong, nello yoga, in tantissime delle nostre culture.
il cibo crudo, sono anche pieni di antiossidanti. Il cibo crudo, in questo caso frutta e verdura cruda, contengono alti antiossidanti. Perciò cominciamo dal cibo, buon cibo, poco cibo ma buon cibo, tanta frutta e verdura abbondiamo. Io mi rendo conto di quanto poco frutta e verdure le persone ancora mangiano. Uno stile di vita sano cosa vuol dire? Vuol dire comunque movimento, vuol dire giusto movimento, non sto parlando di eccessivi sforzi, riposo, buon sonno, letture che ci portano comunque a sviluppare la nostra consapevolezza, ovviamente yoga, meditazione, le preghiere, proprio le preghiere che aumentano la nostra energia, la meditazione fa la stessa cosa, il coaching, perciò anche chiarirsi, lasciare andare le cose vecchie, entrare in qualcosa di nuovo. E tra tutto questo metteteci quello che volete, ma che siano dei processi, delle pratiche che vi portano proprio a sviluppare, a cambiare, non solo a tenere il vecchio, perché vogliamo proprio trasformare. In questo lockdown quanta gente ha detto: ah, dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare, finito il lockdown. Qui casca un po' l'asino. Allora, gli oli essenziali in che modo possono aiutarci? Innanzitutto sono delle molecole piccolissime. Non contengono proteine, sono volatili, infatti quando voi aprite una bottiglietta di olio essenziale la prima cosa che fate è sentite questa fragranza perché boom, si sprigiona, come dire andiamo, andiamo, usciamo dalla bottiglietta. E allora ne possiamo giovare perché vanno subito in profondità delle nostre cellule. In genere si dice dai 5 ai 20 minuti la cellula entra, l'olio essenziale entra nella nostra cellula. Sono oli ovviamente distillati, diversi dagli oli vegetali e dagli oli vettori. Entrano subito in azione pertanto nel nostro organismo, fin giù nelle cellule, proprio nel mitocondrio, dove poi andiamo a trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno nelle cellule, e vanno però attenzione a lavorare dove è necessario. Non è che se io ne prendo troppo, però non ne vogliamo mai prendere troppo, non dobbiamo abusare mai di nulla, il corpo da solo gli dobbiamo dare la possibilità di riparare anche da solo, noi semplicemente accompagniamolo e aiutiamolo. Però comunque loro vanno ad equilibrare, non è che se ho questo poi me lo alza, se ho quello poi me lo abbassa, se c'è bisogno lo fa, se non c'è bisogno, ad esempio io ho la pressione, generalmente prima avevo la pressione bassa piuttosto che alta, l'ilang ilang aiuta ad equilibrarla, a farla abbassare, cosa vuol dire? Che io non lo uso, certo che lo uso, adoro ilang ilang. A me non fa niente, non me la fa abbassare ulteriormente perché va semplicemente a calmare lo stress. Allora, come abbiamo già detto, hanno una vibrazione, una frequenza vibrazionale altissima, molto più alta della maggior parte delle sostanze naturali che si conoscono oggi dall'uomo. Possono avere una frazione di, una funzione di reset, come ad esempio adesso andremo a vedere esattamente quelli. Entrano, danno l'energia giusta in quel momento e vanno a riparare. Devono essere, abbiamo detto, puri, assolutamente quelli di doTERRA lo sono, senza additivi. E poi tutto quello che dico lo potete andare. Io poi creerò anche questo documento, non ho fatto in tempo, e potete andare semplicemente in internet. Io uso Ecosia, non altri motori di ricerca. Andate a immettere incenso. Guardate cosa fa l'incenso. L'incenso è cancro, ovviamente. Andate soprattutto a vedere incenso. Non so, io ho messo la lunetta, ma continua a squillare. Perché contro il cancro, diciamo, perché è pieno di monoterpeni. Monoterpeni, io ho preso proprio letteralmente dal Wikipedia la descrizione, li troviamo negli oli essenziali soprattutto e in tantissime piante, visto che gli oli essenziali sono delle piante, ovviamente vanno dentro, ma li troviamo anche nella frutta, nella verdura e nelle erbe. Buongiorno Ilaria. E prevengono proprio come dire, i processi, non mi ricordo come si chiama in italiano, questa trasformazione in cellule cancerogene. E pertanto vanno a fare proprio questo tipo di lavoro e l'incenso è pieno, è una delle parti, non mi ricordo se è 70 o 80%, poi c'è il limone che ne ha addirittura, penso, il 90%. Infatti io il limone, ad esempio, tutte le mattine nel bicchiere d'acqua, tre gocce, un bicchierone così di solito. Tre gocce d'acqua, tre gocce di limone. L'incenso è un immunostimolante perché dobbiamo stimolare il nostro sistema immunitario. È un antinfiammatorio, un antidolorifico, un calmante e va a separare le cellule, diciamo quelle sane da quelle malate, cioè va proprio a selezionare le cellule e fa il processo di lavoro. Uno dirà: vabbè, ma questo sono sciocchezze, no? Andate a fare le vostre ricerche, ci sono
po' di studi fatti non da doTERRA, proprio da altri studi, e alcuni li metterò anche qui dentro. Ci sono stati ad esempio dei casi di pazienti con tumore al cervello, cosa che a me è molto familiare perché c'è la mia mamma da diversi anni. Questi pazienti sono stati irradiati con ovviamente tutto quello che si fa nella medicina sintetica, e gli effetti collaterali di queste irradiazioni sono che hanno proprio una pressione in testa, gli si come creano degli ematomi, se vogliamo, in testa, si allarga quasi la loro testa, si ingrandisce, perciò hanno tanti dolori di testa anche, e hanno notato che introducendo la bosveglia, perciò l'incenso, la bosveglia è l'albero dell'incenso, quella serrata, perché nel nostro incenso ci sono ben tre, dov'è il mio incenso? Ci sono ben tre diverse bosveglie, una di queste è la serrata. Questo edema, era un edema creato dalla radioterapia, diminuisce. Questo studio, che poi io vi metto qui, è proprio uno studio dell'NCB, l'edema diminuisce nella maggior parte dei casi, e qui c'è proprio il link dello studio in inglese. Ci sono almeno tre link che vi metterò di studi, due di inglese e uno italiano, che parlano dell'incenso per il cancro. Io come lo metto l'incenso? Io tutte le mattine, adesso stamattina ho già preso, lo riprendo volentieri, uno sotto la lingua. Durante il giorno il massimo che si possono ingerire gli oli essenziali sono, perché questi sono ingeribili, sono 24 gocce al giorno. Se le mettete sotto la lingua 17. Un altro olio che uso tanto è una miscela, si chiama il Didier Prime, già pronta in capsulina, si può prendere anche. Abbiamo arancio, citronella, timo, santoreggia, chiodi di garofano, niaoli. Il niaoli anche è un antiossidante eccezionale. Tutti questi oli sono compresi. Io ho scritto e ho soprattutto fatto un video alcune domeniche fa sulla mia routine quotidiana, dove parlavo anche tanto di Dear Prime, il Long Life Vitality Pack, tre integratori ottimi. Tra l'altro, uno di questi, un medico in una clinica qui a Lugano, ha dato questo prodotto qui, se ce lo vediamo, CRS più Alfa più, a una persona che stava uscendo dal, diciamo, reparto oncologico, proprio per aiutarla in quel processo. Poi qualche settimana fa ho parlato anche della miscela Salubelle, che io ritengo assolutamente importante in questo caso, perché contiene oli come l'incenso, la rosa, la mirra, il sandalo, la lavanda e l'elicrisio. Sono tra gli oli migliori, ottimi che si possono avere, ed è una miscela anti-age. Mentre la prima è un complesso cellulare, la miscela Salubelle di solito la si usa come anti-age da mettere in viso, eccetera. Visto che io sul mio viso metto poco, avendo una pelle molto sensibile, io me la spalmo volentieri sotto i piedi. Faccio fare la stessa cosa anche a mia mamma. Oltretutto, io a mia mamma, visto che lei ce l'ha il cervello proprio dietro, io le faccio una miscela di incenso, tuia, mirra, sandalo e rosmarino, anche per la mente, contro l'Alzheimer, diciamo, anche se mia mamma non ce l'ha, glielo metto in testa, e anche contro i capelli, perché magari si lamenta che perde i capelli, glielo faccio mettere in testa sulla fontanella e sotto l'alluce, perché andiamo a mettere gli oli anche sulla riflessologia plantare. Perciò l'incenso, a secondo di dove avete anche localizzato le cellule tumorali, potete lavorare anche sulla riflessologia plantare. Io la Salubello metto sempre un po' dappertutto. Abbiamo il sandalo, che di cui abbiamo già parlato, che oltretutto è un olio molto molto spirituale, un olio che pertanto induce alla meditazione, allo yoga, alla preghiera, sempre usato come anche l'incenso già in passato. Infatti i sandaloni ne abbiamo due, abbiamo il sandalo hawaiano e il sandalo indiano. Tanti dicono: no, voglio quello indiano. Non dimentichiamoci che per quanto riguarda le Hawaii sono molto famosi anche loro per tutte le loro preghiere, pensiamo all'Oponopono, comunque energia positiva. Avevano uno stile di vita eccezionalmente in pace. Ognuno di questi oli poi ha delle frequenze, l'abbiamo detto prima, il sandalo a 96. Il sandalo possiamo utilizzarlo come per il rosmarino e l'incenso, anche per l'Alzheimer. Ci sono studi che parlano anche di Alzheimer, oli essenziali, sempre come antitumorale, abbiamo detto spirituale, e la spossatezza.
e poi la sclerosi multipla, motivo per cui io già dall'inizio non mi feci mai mancare il sandalo e neanche a mia mamma. Del limone vi ho già parlato, vi ho detto appunto che ha comunque questi monoterpeni molto alti, il 90%, pertanto è un disintossicante tutte le mattine in acqua. Lo potete mettere anche in diffusione, ad esempio si usa molto quando ci sono problemi appunto di oncologia. Noi non diamo internamente gli oli essenziali quando c'è un caso proprio oncologico che sta facendo la chimioterapia, non perché faccia controeffetto a mio parere, ma perché non si vuole andare a influenzare la terapia, però ciò non toglie che li potete mettere in diffusione, soprattutto limone e incenso per purificare anche l'aria, e poi usate tutti gli oli della normale aromaterapia per sollevare anche l'umore. Una signora infatti che iscriverò in questi giorni, possibilmente oggi, grazie a un tumore, o grazie comunque dopo un tumore, adesso ha ansia, no? Tanta ansia, tanta paura, anche se apparentemente gliel'hanno tolte tutte le cellule, però giustamente dice, ma se mi ritorna? Allora lì si fa un lavoro proprio di prevenzione, andiamo ad aggiustare. Poi abbiamo la rosa, e per questo io ho portato qui semplicemente il nostro piccolo set, il nostro kit floreale, che contiene tutti questi oli: la rosa, il gelsomino, il nero lì, la magnolia e il lotus blu. Andiamo a prendere la rosa. Pensate che la rosa vibra a 320 Hz, di cui prima abbiamo parlato. 320 è altissimo, è un calmante, pertanto l'olio del cuore, l'olio dell'amore, e ottimo contro i tumori, perciò un chemio preventivo anche la rosa. E poi abbiamo il rosmarino, di cui vi ho già detto che io utilizzo tantissimo, sia per l'Alzheimer che per la memoria, ma anche per i tumori. Infatti il rosmarino protegge il DNA, è un antitumorale, un antinfiammatorio, contro l'affaticamento, ricordatevi, per la memoria di vecchio tempo, perciò andiamo a parlare di ipocampo. L'Alzheimer abbiamo parlato, e le infezioni, anche le infezioni ad esempio renali, ho avuto ottimi risultati contro le infezioni renali con il rosmarino. Poi abbiamo la tuia che io adoro, sembra un po' petrolio, un po' a volte anche la melaleuca che sembra un po' petrolio, io l'adoro ed è uno degli ultimi, infatti si chiama anche l'albero della vita, ok? Vediamo, l'albero della vita è un potenziante, un equilibrante, un antitumorale, e per il seno non va ingerito, ottimo per i tumori nel seno, nella prostata o i melanomi in generale. Poi ovviamente io vi racconto alcuni oli che potete usare piuttosto che altri, poi bisogna andare a vedere dove è localizzato, diciamo in quel momento dove sono localizzate le cellule, e poi lavoriamo comunque a livello globale. L'incenso già da solo fa tantissimo. Il dottor Hill, nel libro che tra l'altro finalmente ho trovato in internet perché l'ho dato a qualcuno ma non mi è tornato, ha scritto un libro, si chiama Frankincense, l'essenziale, diciamo, no? Degli oli e frankincense, e in questo lui spiegava proprio perché e come è nato doTERRA, cosa vuol dire doTERRA e come mai questa grande, grande idea, e parlava proprio dell'incenso. Andatelo a leggere. Poi c'è la mirra. La mirra vibra a 105, scusatemi, 105 Hz, è un antinfiammatorio, un antitumorale, antinfettivo, antinvecchiamento del cervello. Ottimo anche per la parodontose e per le gengive, davvero ottimo da mettere sulle gengive. Mirra oltretutto fa parte per il chakra della gola ed anche dell'olio della madre terra. Poi abbiamo Longard, vabbè, su Longard io non ho neanche scritto niente perché Longard è il nostro olio preferito. Ho scritto anche tanto e ho fatto anche dei video proprio sul sistema immunitario, perciò parliamo sempre di oli per il sistema immunitario soprattutto. Longard è per eccellenza la nostra miscela per il sistema immunitario. Vi invito anche ad andare a leggere il blog, l'articolo Longard con la storiella che racconta appunto le origini di Longard. Cosa abbiamo qui dentro? Arancio, chiodi di garofano. Stamattina mi sono lavata i denti con Longard e per un attimo ho sentito proprio il chiodo di garofano. Cannella, rosmarino ed eucalipto, ok? Questi 5 nel Longard, immunostimolante per eccellenza. Io lo prendo ad esempio sotto forme tutti i giorni, anche mia mamma, sotto forme proprio di soft gel, almeno uno al giorno. In questo periodo mia mamma ne facevo prendere due quando c'era il periodo del lockdown. Mia mamma non è mai uscita con la mascherina, mai uscita con i guantini, mai avuto paura e dava anche la mano alle persone, non se ne è mai preoccupata.
proprio perché ci sentiamo assolutamente protetti per la questione che già vi ho spiegato prima della positività delle cellule. Poi abbiamo sempre il geranio, che io vi ho già detto all'inizio che adoro, adoro. E il geranio ha veramente tantissime proprietà, tra l'essere il calmante, un antibatterico, uno stress, qualcuno lo usa anche per le zanzare, qualcuno no, trovate voi la vostra formula, comunque contro i tumori, un antinfiammatorio, anche contro le ulcere, e io lo uso anche tanto magari per la disfunzione ormonale. Poi l'elicrisi, vabbè, che dire dell'elicrisi, un altro di quegli oli che adoro, io ce l'ho anche nella versione Touch, i suoi Hertz sono 181. Disintassicante per eccellenza, io lo davo anche a una signora che aveva problemi coagulanti e l'ha aiutata per diverso tempo ad evitare gli anticoagulanti. Poi purtroppo per questioni familiari hanno smesso di prenderlo, le hanno dato gli anticoagulanti e lei si lamentava perché diceva che voleva la lampada, che era il diffusore, e voleva prendere gli oglietti. Scelte. Pertanto l'elicrisi è un antiossidante, un depurativo del sangue, un antivirale, aiuta anche a fermare magari quando ci sono i sanguinamenti o quando ci sono degli ematomi per togliere, proprio per aiutare. Poi abbiamo il cipresso, che anche questo abbiamo parlato prima anche di edemi, contro gli edemi, per il fegato. Il cipresso non si beve, gli altri si bevono il cipresso no, un decongestionante, toglie anche il liquido, l'acqua in eccesso, ottimo infatti contro la prostata e anche buono per il pancreas, si può come dire, massaggiare direttamente un po' diluito, le vene varicose eccezionali con il cipresso e cancro alla cervice. Ripeto, non si ingerisce, ma si può lavorare esternamente, si può mettere in diffusione. E poi vabbè, poi abbiamo la lavanda, una delle regine degli oli, come ci può mancare mai la lavanda, che vibra a 118 ed è per eccellenza, la sua composizione sono linalolo ed è un calmante, un sedativo per eccellenza, proprio perché è linalolo, che tra l'altro il linalolo c'è anche in altri oli, se non sbaglio anche nel geranio. E contro le allergie, contro l'ansia, tachicardia. Io ricordo che in passato soffrì spesso di tachicardia, mi è mai più successo anche quando sono sotto stress. Ottimo anche per il tumore al seno. Io per il tumore al seno, ad esempio, consiglio tanto anche il Salubel, il colon, il fegato e i polmoni. Poi abbiamo la melissa, vabbè, la melissa è un olio stupendo e vibra a 102, è un calmante per eccellenza, però è anche un antistaminico. La camomilla tedesca, in questo caso, che comunque è un calmante a 105, la ravensara che noi abbiamo nella nostra miscela ER, che è la miscela della respirazione, non si beve la ravensara, e ne ha 134. Poi una cosa molto bella che ho trovato in questa ricerca è che noi non abbiamo Endoterra, purtroppo, speriamo che non so neanche che cos'è, ma ve la do comunque. L'abete del Colorado di Idaho ne ha 580 Hz. Fighissimo, ovviamente vogliamo andarlo a cercare, questo grazie a delle ricerche che ho fatto. Questi oli, la maggior parte di questi oli sono stati testati proprio per dimostrare la loro efficacia sulle cellule tumorali. Ovviamente penso di aver detto molte cose oggi, lo stile di vita, forse una cosa non ho detta, ma va da sé, però è bene dirla, l'energia, la nostra energia. La nostra energia positiva. Molti dicono: ma io sono sempre positiva, non me ne frega niente di quello che succede. No, io non ascolto, lascio perdere. Ma questa non è positività. La positività vuol dire che vedo ciò che sta accadendo, mi rendo conto che ci sono le situazioni, che ci sono i problemi, che ci sono le malattie, ma cerco di trasformare e cerco di creare il positivo in tutto questo, pertanto cerco di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto. E prima di proseguire, come sempre, visto che mi sono dimenticata dall'inizio, prendiamo una carta per oggi. La carta per oggi è il mandarino verde, olio del divenire. Ho appena parlato di trasformazione, l'olio del divenire. Le carte arrivano quando devono arrivare, non ce n'è, mi arrivano e così arrivano anche per voi. Energetico e tonico, dona la possibilità di ritrovare l'entusiasmo, di rivivere la capacità di meravigliarsi. Come nell'infanzia, aiuta chi si sente intrappolato nelle credenze limitanti ad aprirsi alle diverse opportunità che la vita ci offre, ne ho appena parlato, libera dalla sovrastruttura mentale, dalle paure inconsce, ne abbiamo vissuto tanto in questo lockdown,
Favorisce l'apertura del cuore per vivere con gioia e spensieratezza e questo apporta ovviamente energia alle nostre cellule. Cura le ferite emotive stimolando il collegamento con il bambino interiore, questa gioiosità del bambino. Sostiene chi osa mettere in atto i propri sogni, consentendogli di superare paure e insicurezza. Siamo stati sempre un po' frustrati a volte, no? Alcuni di noi sì, altri no. Permette di trovare nel viaggio la felicità del divenire. Guardo con meraviglia il mondo e realizzo i miei sogni. Bellissimo, bellissimo. Dopo ve la pubblico, bellissimo. Allora, io mi fermo qui, vi darò sicuramente tanto di quel materiale da andare a fare le ricerche, però vi prego, fatevi le vostre ricerche, davvero fate le vostre ricerche. Molti dicono, oh, ma davvero gli oli essenziali contro il tumore? Come avete visto non è poi così strano, no? Potete usare, anche se non volete usare gli oli nell'acqua o direttamente in bocca, le nostre capsule vuote, potete riempirle degli oli e mandarle giù o comprare quelle già fatte o farle voi. Se volete diventare, se qualcuno di voi ancora, come si fa a non essere ancora cliente da terra, potete contattare me o la vostra consulente, chi vi ha portato qui. Se non avete nessuno, mi potete contattare. Giovedì ci sarà Katia che presenterà, perché ha cambiato, non è più lunedì, ma il giovedì nel suo gruppo Goccia su Goccia presenterà gli oli in cucina. Lunedì scorso aveva presentato gli oli in vacanza, infatti io lo farò domenica prossima. Ricordo a tutti, consulenti, clienti e persone che invece vogliono entrare a far parte del mondo doTERRA, dove vogliamo sfatare il mito che costano troppo, perché non è assolutamente vero, c'è la promozione ancora fino a martedì 100 100 100, che poi vi spiegheranno i vostri, cioè ricevete alla fine 100 euro di prodotti gratuiti. La consulenza vuol dire che siamo qui per noi, vi diamo tutti gli aiuti, abbiamo anche degli aiuti incredibili, adesso non ho portato tutto, come imparare a utilizzare gli oli, possiamo avere ogni olio descritto, ma possiamo anche andare a guardare i sintomi e poi vedere quali tipi di oli possiamo aver bisogno. Poi da qualche parte, ad esempio, io faccio anche sempre nella mia consulenza gratuita l'iTOVI, che è una biorisonanza. La si mette in mano, la si accende e attraverso il cellulare ci dice di che cosa in questo momento abbiamo bisogno, ovviamente rapportato in questo caso specifico ai prodotti doTERRA. Penso di aver detto tutto, spero di non essermi dimenticata niente. Se avete domande o se avete qualcosa da chiedermi, potete scrivermi direttamente o in privato. Io nel frattempo vi auguro una buona giornata e se Dio vuole davvero questa volta, da domenica in poi, sarò via, non sarò a Lugano per un po' di tempo, sarò fuori con il mio camper. Speriamo. Buona domenica a tutti e a presto.